Buongiorno amici di Calcio Napoli24TV, ben ritrovati, un saluto da Vincenzo Credendino, torna la rassegna stampa, l'appuntamento quotidiano con ciò che ci raccontano i giornali in materia partenopea ma non solo, ampia panoramica rispetto a tutto ciò che sta succedendo nel mondo del calcio in Italia come nel mondo chiaramente la fanno eh, da padrone le, le immagini della cerimonia di apertura dei mondiali di Qatar 2022, un'edizione che non vedrà partecipe l'Italia e vediamo come eh, sui quotidiani innanzitutto campeggia tale eh, atteggiamento, diciamo così, fa malissimo fa malissimo il titolo del Corriere dello Sport è scattato il mondiale noi K1 con l'Austria ci risediamo davanti alla TV. Valencia Ecuador ha segnato le prime due reti e oggi scende in campo una delle candidate al titolo Definitivo al titolo mondiale, Qatar battuto 2-0 nella partita inaugurale diretta da Orsato, il fuoriclasse inglese apre la strada ai grandi bomber. In campo 2.565 gol segnati con le squadre nazionali. C'è un fondo da parte del eh, direttore, un editoriale da parte del direttore eh, Ivan Zazzaroni, poi un passaggio anche eh, su quella che è stata la sconfitta dell'Italia 2-0 nell'ultimo amichevole del 2022. Mancini e Sereno, nel secondo tempo siamo andati bene. Questa la cronaca di una gara amichevole che tutto sommato non ha tenuto particolarmente attivi e interessati i tifosi italiani che si sono goduti invece per lo più la uh, cerimonia di apertura molto, molto bella di Qatar 2022. Il Napoli è un gioiello. È qualche giorno che il Corriere dello Sport continua a riferire di quelli che sono aggiornamenti appunto dagli Stati Uniti. I fondi USA corteggiano ADL. Il Napoli è un gioiello a fare da un miliardo, nessun debito, equilibrio economico, utili in crescita. Questi i motivi per cui il club fa gola. E infine Roma, altra noia, Karlsdorp non torna. Non si è presentato agli allenamenti a Trigoria. In arrivo una multa da parte della società. Che sa che non possa essere un'occasione eh, per il prossimo calcio mercato invernale. Ma è proprio a partire da tale aspetto che apriamo la homepage del vostro e nostro portale di riferimento. CalcioNapoli24.it. Buongiorno. E in una società dove le cose vanno bene è chiaro che si pensa anche al futuro non solo a quelli che possono essere degli investitori nella, eh, nello stesso club di De Laurentiis ma anche in quello che è la struttura o meglio l'organico da mettere a disposizione eventualmente di questi investitori un organico che non può che essere diretto da Luciano Spalletti Repubblica 2024 questa la data la nuova Data di scadenza, chiamiamola così ovviamente in tono solo scherzoso: eh, del rapporto tra Spalletti e Aurelio De Laurentiis, manca solo l'ufficialità e c'è un motivo, signori. Se, se manca uh, questa ufficialità, e allora Aurelio De Laurentiis non si era pentito, nonostante lo scudetto sfumato, di aver voluto sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano e ora. È ancora più felice di averlo blindato nell'estate 2021 con un contratto lungo, due stagioni e un'opzione unilaterale per la terza, che il presidente si è riservato il diritto di esercitare entro la primavera. Per questo, l'argomento del rinnovo dell'allenatore non è all'ordine del giorno, visto che le parti non hanno bisogno per continuare insieme di passaggi formali, almeno dal punto di vista burocratico. In buona sostanza, la strada è bella che è incardinata, anche se chiaramente andiamo ad aggiungere in chiave. Di, di lettura in chiave di commento: che ha in queste situazioni. A farla da padrone è sempre comunque la volontà dei protagonisti in campo, in questo caso Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Quando le cose vanno bene chiaramente è più facile trovare un accordo. E adesso veniamo a quella che è la notizia che campeggia un po'... Eh, abbiamo visto come mh, fosse di grande rilievo, gli si fosse dato grande rilievo sulle pagine del Corriere dello Sport, ma eh, non solo, anche Repubblica ad esempio approfondisce tale tema. Ed eccola qua. ADL respinge 900 milioni dal fondo americano interessato, quindi non solo la cronaca di un'offerta, ma anche, ma anche la risposta da parte di Aurelio De Laurenti. La SSC Napoli Signori, secondo quanto ci riferisce Repubblica, non è in vendita. E a chi eh, è demandata tale notizia? Ad Antonio Corbo. Chiaramente protagonista del consueto editoriale su Repubblica. Ora che il mondiale del disturbo è cominciato, l'Italia del Calcio e il Napoli riflettono sui danni, scrive Antonio Corbo. La nazionale precipita nella malinconica coincidenza di una inutile amichevole con l'Austria. Che partita è, poche ore dopo, l'inaugurazione da finta Fiaba del una Park 2022. Pallidissimo il confronto con Vienna nell'autunno della vergogna. L'Italia per la seconda volta esclusa da una coppa che per altre quattro aveva invece alzato nel cielo eh, di Roma nel 1934, di Parigi eh, nell'82 al Bernabeu e nel cielo di Berlino nel 2006 all'Olimpico. Quattro finali vinte, tutto in Europa, nello stile solenne di un calcio che non esiste più se la dittatura del business e del compromesso porta al primo giro di giostra tra Grattacieli Dune. 6.500 migranti, migranti morti di fatica nel Golfo Persico, chiaramente l'accenno anche a quello che è stato un tema molto dibattuto, le tante tantissime morti che ufficialmente hanno accompagnato questo inizio di eh, campionati del mondo 2022 sono cifre abnormi mai registrate in nessun'altra manifestazione. Per il primo mondiale nel deserto in autunno, stagione Niente male, Se gli sceicchi non avessero usato la forza d'urto di 250 miliardi di investimenti in dollari per spezzare a metà i campionati. Ma andiamo a cercare quelle che sono chiaramente poi le parti che più ci interessano per quanto riguarda l'offerta al Napoli a cui facevamo riferimento poc'anzi. Eccoci qua, eccoci qua. Troviamo in fondo all'articolo: Lontano da Doha. Se la gode Aurelio De Laurentiis, vedrà i suoi giocatori in campo, eh, chiaramente poi Zelischi, Lozano, Anghissà, eh, Kim e Oliveira. Si legge, USA, si legge che negli USA incontra per strada chi propone 900 milioni di un non meglio identificato fondo per acquistare il Napoli, Affare ovviamente respinto. Il Napoli incassa e vince come fosse da solo in cima al suo mondiale. Unica favola credibile in una Italia ha smesso anche di sognare. In poche parole arriva chiaramente un commento a quello che è il momento del Napoli. E allora vediamo la stessa notizia approfondita dal Corriere dello Sport. Cessione Napoli possibile, secondo appunto il quotidiano. In una notizia che è chiaramente eh, riferita a, a ieri, che quindi ha aperto no? a quelle che sono le voci per quanto riguarda il mercato dei club ed oggi invece viene approfondita Delle, eh, SSC Napoli in vendita, De Laurentiis potrebbe adottare la seguente strategia ed è questa oggi che andiamo a approfondire Rapportando il Napoli alla recente acquisizione del Milan Bisogna osservare che i ricavi caratteristici, cosa siano? Emanuele Bernardo me lo spiegherà poi con calma. Sta scherzando, Emanuele. Senza player trading, sono i ricavi senza player trading, vale a dire eh, senza la compravendita di calciatori. Erano 180 milioni nel 2021 contro i 240 del Milan. Cresceranno nel 2022, grazie anche alla riapertura del Maradona, ma anche il Milan è cresciuto fino a 275 milioni, senza i proventi straordinari della cessione della sede. In più, il Milan ha un bacino internazionale di fans molto più numeroso, oltre a una base più robusta nei ricavi commerciali. Difficile, quindi, che si possa arrivare ai valori della recente acquisizione o al miliardo che dicono De Laurentiis si aspetta. Presidente potrebbe decidere di aspettare che i valori salgano e che il percorso di crescita colloqui il club su livelli ancora più alti. E eh, signori, questo è un passaggio molto molto interessante perché era quasi, come dire, eh, acclarato no? che il prezzo del Napoli ad oggi fosse un miliardo di euro. Lo stesso Aurelio De Laurentiis in qualche intervista, credo che fosse datata l'ultima... La scorsa estate aveva detto di aver rifiutato, anzi, fu un comunicato ufficiale nel quale si diceva che Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato 900 milioni di euro. In poche parole, affermando che un miliardo forse magari potrebbe bastare per acquistare il Napoli. Invece, il Corriere dello Sport questa mattina afferma che il paragone con il Milan. Che magari potrebbe portare gli azzurri a pensare, il Aurelio De Laurentiis a pensare che il Napoli possa valere tanto proprio perché, per esempio, i rossoneri hanno dei debiti che il Napoli invece non ha. Non bisogna paragonare solo i debiti, dice il Corriere dello Sport, ma anche quelli che sono bacino di utenza, quindi tifosi più numerosi. Una maggiore struttura degli stessi ricavi commerciali oltre a quelli che sono i ricavi caratteristici. Quindi ad oggi la eh, proprietà del Napoli potrebbe alla fine decidere tutto sommato di restare così com'è, di continuare in questo percorso che è virtuoso, che ha consentito per il momento di raggiungere e risultati economici e risultati sportivi di buon livello, fino a vedere magari in un futuro quali possano essere le prospettive ed eventualmente poi delle uh, cifre che siano più in linea con quelle che sono, uh, i, des i, desiderata, con quelle che sono i desiderata di Aurelio De Laurentis. Andiamo a vedere ora la prima pagina della gazzetta dello sport, la è chiaramente al derby al derby tra Milano e Inter che oggi arriva, diciamo così, in salsa francese se riuscissi, eccoli qua a inquadrare Djokovic come Federer sei volte Reale Final allora, in realtà si parla anche eh, di tennis il regalo di Leclerc, la Ferrari è seconda ieri si è concluso il campionato mondiale di, di F1 Verstappen aveva già conquistato il, tifo, il titolo con largo anticipo invece qui leggiamo che Deschamps da un lato sceglie Giroud mentre l'Inter in tema di mercato, punta forte sul Baby Turam, il milanese titolare dopo il capo di Benzema. Periodo splendido. Nerazzurri a Doha per il figlio d'arte di Lilian. Lo vorrebbero addirittura già a gennaio. Una coppa ostacoli. Il deserto del diavolo. Poi chiaramente il commento legato all'inizio del mondiale con l'Equador, che viene definito come un guastafeste obiettivamente caro Emanuele Bernardo forse davvero possiamo giocarci anche noi con il Qatar non è sembrata una squadra particolarmente attrezzata per fare una figura come fu quella per esempio della Corea del Sud al Mondiale del 2002, quando da paese ospitante riuscì addirittura a raggiungere la finale terzo e quarto posto, qualificandosi alla fine come quarta, come quarta eh, al Mondiale, anche su Gazzetta dello Sport, poi un passaggio sull'Italia, Vienna brutta e depressa, Bonucci che male il Mondiale in TV, quasi, quasi come fosse una sorta di distrazione per l'Italia guardare che invece in tv mondiale scusate si giocava eh, qatar e ecuador tutto sport giovani mondiali la juve vi guarda guardiamo anche quelli che sono i nomi intanto magari potrebbe arrivare qualche suggerimento anche per il napoli william della dedico bilbao silva del benfica piace anche al napoli balde del barcellona guardiola dell'ipsia Saca dell'arsenal simon del PSV. E Musa del Valencia, Sono tutti i calciatori che già ad oggi hanno una certa uh, valutazione. Ci saranno anche gli occhi del club bianconero che ha scelto la linea verde sui bei talenti del torneo in Qatar uh, spalla il toro vuole bloccare in zola già a gennaio. Si parla tanto di, uh, di mercato l'accusa di Nicchi. Ex presidente AIA, attenzione, sul caso Donofrio lo propose Trentalange, quindi Nicchi prova, diciamo così, a smarcarsi da questa vicenda, nonostante arrivò Donofrio quando Nicchi era presidente dell'AIA, affermando che la proposta è arrivata comunque dallo stesso Trentalange che in effetti poi l'ha mantenuto lì, in carica dove si è mh, poi insomma eh, divincolato nonostante fosse eh, accusato, nonostante fosse accusato e fosse anche eh, stato agli arresti per quella che era un'accusa di spaccio di droga. Storico Ecuador, figuraccia: Qatar, mai la nazionale ospitante aveva perso l'esordio il bomber del fenerbahce si scatena poi si fa male in effetti mai era cominciato un mondiale senza che la prima partita fosse della squadra campione in carica di solito il mondiale comincia sempre con una uh, prima partita dei, dei campioni in carica insomma quindi uh, 2010 Italia e, e via e via così stavolta invece il Qatar ci ha tenuto a cominciare per primo, nonostante poi chiaramente le forze in campo fossero molto diverse, il Qatar ci ha tenuto a cominciare per primo proprio perché eh, è stata soprattutto una grande, grande vetrina per eh, l'intero paese che dobbiamo dire, affermare ancora una volta, essersi comportato molto bene, almeno per quel che riguarda la presentazione. Guardiamo sul quotidiano sportivo, che viene ad essere un po' la quarta forza, chiamiamola così, Uh, per quanto riguarda il tema di sport un mondiale di proteste, manifestazioni e polemiche ovunque che flop la prima gara ecco, uh, QS va in controtendenza nonostante sia innegabile come la presentazione abbia riscosso grande successo, abbiamo fatto tutti un giro sui vari social dove al di là di tutto la presentazione ha avuto una, una, ottime diciamo così, recensioni chiamiamole così da parte degli utenti al tempo stesso, però, eh, QS mh, fa notare come in realtà eh, le polemiche poi non si siano mai placate. Fiorentina è già mercato, Saberi della Samp, eh, l'intreccio con Lini Cabagno, Caso Gonzales. Chiaramente QS viene ad essere un quotidiano che eh, ha eh, nella Fiorentina un grande bacino, eh, diciamo così, di, di utenza proprio per quelli che sono. Eccolo qua, QS Sport, Firenze, Toscana, Italia, Quotidiano Sportivo, fa riferimento alla testata Quotidiano Nazionale che riunisce, come ormai ben sappiamo, il resto del Carrino, la Nazione e il giorno. Ritorniamo in casa Napoli, Emanuele? Ti va? Ci sono altre notizie da andare ad approfondire? Repubblica, Giunto di Juve. Non preoccupano le voci. ADL sta tornando da iusa ha dimostrato una cosa. Ebbene, signori, non è furente soltanto il mercato dei calciatori, ma anche quello dei direttori sportivi. Sappiamo come eh, il DS, ve lo possiamo dire, sia stato contattato all'epoca e dalla Roma e dalla Juventus. Ma Repubblica afferma: "Non preoccupano i rumor sulla possibile corsa della Juve per il DS Cristiano Giuntoli". Squadra che vince non si cambia e De Laurentiis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità. Il presidente che si sta limitando a una supervisione a distanza è atteso a ora il suo rientro dall'Usa e ha dato carta bianca al settore tecnico, apprezzando l'ottimo lavoro dell'allenatore e giuntoli. Patti chiari, amicizia lunga anche sul contratto. Queste le ultime per quanto riguarda Cristiano Giuntoli che come sappiamo ad oggi è uno dei direttori sportivi eh, meglio, come dire, eh, considerati, iperconsiderati per quanto riguarda il proprio lavoro. D'altronde la nomination ai Globe Soccer Award eh, di, di Dubai, che non l'ha visto trionfare, i vincitori sono stati Maldini e Massara ha comunque attestato quello che è stato il suo ottimo lavoro, soprattutto se pensiamo che è un premio nel quale... Giorgio Mendes, agente, ha un grande peso, quindi andiamo a capire come al di là di quelli che possono essere i rapporti c'è grande considerazione proprio per lo stesso direttore sportivo del Napoli. Qual è l'ultima evidenza, come dice il nostro Emanuele Bernardo, da andare a guardare che Italia-Inghilterra 2023 si potrà giocare allo stadio Maradona dopo dieci anni con ADL che ha chiamato Gravina. Italia-Inghilterra sarà valida per le qualificazioni ai prossimi europei del 2024. In questo caso, signori, sarà davvero molto 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 difficile l'Italia non qualificarsi, però mai, eh, insomma, dire mai, ovviamente stiamo scherzando, speriamo che già da Euro 2024 gli Azzurri possano ricominciare nel loro percorso di crescita, magari sperando che proprio lo stadio Diego Armando-Maradona possa essere foriero di mh, buoni risultati sul calcio Napoli 24.it, potete, potete leggere nel dettaglio quelli che eh, sono gli approfondimenti legati alla programmazione di questa gara.

Avviciniamo anche alla conclusione della rassegna stampa, non prima però signori di avervi ricordato un paio di cose. La prima è che il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia è il numero uno e noi chiaramente lo andiamo a ringraziare. E la seconda è di mettere sempre un like e di iscriversi al canale YouTube perché come eh, ben sapete Calzonopoli 24 da oggi è eh, anche official, diciamo così, partner di eh, YouTube e per questo quindi eh, vi ringraziamo chiaramente come sempre potete seguirci anche sul 79 del digitale terrestre non mi resta che ricordarvi il prossimo appuntamento, vale a dire Calcio Napoli 24 live alle 12, in mia compagnia ci sarà anche Ciro Novellino, come sempre saranno due ore di approfondimenti, di aggiornamenti non solo a questo punto sulle vicende di Casa Napoli ma anche sul mondiale. Un saluto infine da Vincenzo Credendino e buon proseguimento con la nostra programmazione.